prima vista i giovani oggi tutti vengono criticati eccetera, no? Però questi ragazzi sono veramente eccezionali, oggi è stata una festa bellissima, educati eccetera, però i ragazzi oggi vanno sul web, giocano, il gaming si gioca nel web, e allora ci sono due aspetti importanti che bisogna un po' tener conto: uno, che il web non va demonizzato, è una cosa importantissima, è una tecnologia che ci aiuta a vivere, che ci permette di vivere anche al di fuori del nostro paese, no? Oggi i ragazzi giocano in tutto il mondo, quindi questo è bellissimo, cioè, accomuna una fratellanza universale, ok? Però è chiaro che ci sono i ragazzi che vivono, almeno il 30% dei giovani vive continuamente 24 ore al giorno nel web, e questo comincia a portare anche dipendenza, cioè bisogna che noi diamo una patente per regolare la propria condotta, no? A questi ragazzi che tutti i giorni stanno su una Ferrari, inconsapevolmente il gap generazionale dei loro genitori non permette un'educazione, una formazione. Allora noi dobbiamo guardare i ragazzi, parlare con loro, parlare con il cuore, senza sgridarli o demonizzare quello che fanno. Anzi, gli e-sport sono uno sport a tutti gli effetti. Il 75% dei ragazzi, la loro più grande paura è il cyberbullismo. Oggi non si fa come una volta, ci si picchiava, faceva scaramucce, oggi ti filmano e ti picchiano veramente. La cosa più importante oggi sia incoraggiare i ragazzi che possono fare molto di più di ciò che pensano. Siamo pieni di sovrastrutture, di regolamenti convenzionali, però in realtà c'è molto di più. Guardiamo un Albert Einstein, guardiamo Ford, ci sono tanti esempi che possono raccontarci che all'inizio erano partiti in salita e invece dopo hanno cambiato qualcosa. Sì, perché Einstein lo conosciamo tutti, qualcosa l'ha cambiato davvero. Quindi io incoraggio i ragazzi a dare il loro meglio, perché io ho fatto così. I ragazzi sono come spugne. Quando tu sai prenderli, loro sanno darti indietro ciò che tu gli hai trasmesso. E questo non vale solo nel piccolo, vale anche nella società. Noi abbiamo fornito connettività a tutto il Comic-Con, il nostro punto di forza è stata arrivare su ogni singolo padiglione. Abbiamo praticamente cablato circa 7 padiglioni equivalenti a circa 10.000 metri quadri, oggi coprono 200 postazioni fisse e gli ultimi accessi parlano di più di 20.000 device mobili. Il nostro punto di forza si traduce nell'alta capacità di banda e bassissima latenza. L'alta capacità fornisce la connessione a ogni singolo punto della fiera, mentre la bassa latenza garantisce giochi online e prestazioni elevatissime. Questo primo test fatto sul Comic-Con ci dà un futuro rispetto a un avvenire dove la quantità di banda richiesta dai contenuti sta sempre di più aumentando.